Pace e bene a tutti e buongiorno. Oggi 25 aprile ricordiamo San Marco Evangelista. Ascoltiamo. Il vero nome Giovanni veniva usato dai suoi connazionali ebrei, mentre col nome Marco si presentava al mondo greco-romano. Qualche studioso identifica l'Evangelista con il ragazzo che, secondo il Vangelo di Marco, seguì Gesù dopo l'arresto nell'orto del Getsemani, avvolto in un lenzuolo che i soldati cercarono di arrestare, ma egli sfuggì nudo, lasciando il lenzuolo nelle loro mani. Era figlio della benestante vedova Maria, che metteva a disposizione del maestro la sua casa in Gerusalemme e l'annesso orto degli ulivi. Nella sala della loro casa venne consumata l'ultima cena e dopo la passione fino alla Pentecoste lì si radunavano gli apostoli. Marco fu uno dei primi battezzati da Pietro, che frequentava assiduamente la sua casa, e infatti Pietro, di cui era lo stenografo, lo chiamava in senso spirituale mio figlio. Nel 44, quando Paolo e Barnaba da Antiochia ritornarono a Gerusalemme, furono ospiti in quella casa. Marco voleva seguirli nei loro viaggi, ma quando furono pronti per raggiungere Antiochia, il ragazzo si ritirò indietro, tornando a Gerusalemme. Dopo 5 anni, Paolo e Barnaba tornarono in quella casa e in quella occasione Marco si ripropose. Paolo però non volle andare con lui ad Antiochia, scelse un altro discepolo e quindi l'Evangelista seguì Barnaba a Cipro. Col tempo Marco conquistò la fiducia degli apostoli e nel 60, in una lettera di Paolo indirizzata ai cristiani dell'Asia Minore, saluta anche Marco, che ne diverrà suo fedele collaboratore. Nel 66 San Paolo ci ha dato l'ultima informazione su Marco, scrivendo dalla prigione romana a Timoteo: «Porta con te Marco, posso bene aver bisogno dei suoi servizi». Pietro, infatti, lo mandò ad evangelizzare ad Alessandria d'Egitto, dove fondò la chiesa locale, diventandone il primo vescovo. Qui subì il martirio. L'Evangelista venne trascinato dai pagani per le vie di Alessandria, legato con funi al collo. Gettato in carcere, il giorno dopo subì lo stesso atroce tormento e morì il 25 aprile verso l'anno 72, a 57 anni. Il suo corpo venne dato alle fiamme, ma un violento uragano fece disperdere ebrei e pagani, permettendo così ad alcuni cristiani di recuperare il suo corpo e seppellirlo a Bucoli, in una grotta. Da lì, nel V secolo, fu traslato nella zona di Canopo. Secondo una leggenda, due mercanti veneziani avrebbero portato il corpo nell'828 nella città di Venezia. San Marco è patrono dei notai, degli scrivani, dei vetrai, dei pittori su vetro e degli ottici. San Marco ci riporta direttamente al dono del Vangelo. Come dare per scontato oggi questa ricchezza incredibile? Vi siete mai posti la domanda, ma noi senza Vangelo, come e in che modo avremmo potuto conoscere Gesù? Come avremmo potuto dissetare la sete del nostro spirito, del nostro cuore ed entrare in contatto con questa persona vivente se non tramite la Sacra Scrittura? Oggi vi do un consiglio. Fate questo esperimento. Prendete il Vangelo di Marco e leggetelo tutto, dall'inizio alla fine. A volte sembra una grande fatica leggere un Vangelo, noi siamo abituati ad ascoltarlo, spero non solo a messa la domenica in quella piccola porzione. Approfondiamo la conoscenza del Vangelo, come diceva anche il Papa, tenetelo nei cellulari con le varie applicazioni sempre a portata di mano, leggetelo ovunque, ma oggi fate proprio questo, prendete il Vangelo di Marco e leggetelo dall'inizio alla fine. Ci sarà qualcosa sicuramente che vi meraviglierà e che vi cambierà un pochino la vita giorno dopo giorno. San Marco prega per noi.